questo impianto per conoscere il nome della squadra. Un caloroso saluto agli amici all'ascolto, la Piero Gifardo e Dalia Dani, cornice bellissima dell'Usain Stadium, milioni di spettatori, questo è l'ultimo atto di Qatar 2022, ci siamo divertiti nelle scorse settimane, ci siamo emozionati e oggi siamo pronti a vivere il fascino di questa attesissima sfida, sfida tra Italia e Portogallo. Siamo all'ultimo chilometro, Pier, si chiude un torneo che ci ha fatto davvero divertire. Perché ci ha regalato gol, spettacolo, giocate che resteranno nella memoria collettiva. E tutto questo è solo l'antipasto. Ed è servito a queste due squadre per arrivare qui oggi. Finale mondiale, darsi battaglia per un posto nella storia. La possibilità di laurearsi campione del mondo è un treno che per molti giocatori passa una sola volta nella vita. Vediamo chi sarà il più bravo a salire in carrozza. Italia che manda in campo questa formazione. Gigio Donnarumma tra i pali. Difesa formata da Spinazzola, con Di Lorenzo dal ruolo di terzino. Barella insieme a Verratti nel ruolo di mezzala. E Ciro Immobile schierato come unica punta. Portogallo è sicuramente tra le nazionali più vincenti degli ultimi anni. Il trionfo all'Europeo del 2016 ha regalato il primo titolo a un paese che fino a quel momento aveva come miglior risultato il secondo posto dell'Europeo giocato in casa nel 2004. Per me questa è una nazionale dal futuro assicurato. Tanti talenti che stanno seguendo le orme leggendarie di Cristiano Ronaldo. Questi titolari scelti dal commissario tecnico portoghese per questa sfida. Rui Patricio fra i pali. Dietro troviamo Rubén Dias con Pepe in mezzo. Bernardo Silva insieme a Bruno Fernandes in mediano. Occhio là davanti a Cristiano Ronaldo. Si gioca, è cominciata la finale del campionato del mondo. Di Lorenzo. Bastone. Lorenzo Insigne. Verratti. Contrasto deciso e efficace. Occhio a Cristiano Ronaldo. Palla buona per CR7. 1-0. Attenzione, cambia tutto nella finale mondiale. Ci viene proposto il replay del gol, grande giocata di Ronaldo, ha annullato la marcatura con una facilità disarmante, tutto fin troppo facile per Ronaldo, non poteva sbagliare solo davanti al portiere. Gara che riprende con l'Italia sotto di un gol. Leonardo Spinazzola. Ottavio. Ferma bene l'avversario, può ripartire. Immobile. Occhio a Insigne. Ha spazio per andare. Ha sfoderato una parata super qui per salvare la sua porta. Queste occasioni di solito si tramutano in gol, Pier. Stavolta però il portiere ha avuto la meglio. Pallone in mezzo. La mette fuori su questo corner. Non ferma il gioco l'arbitro, c'è il vantaggio per l'Italia. Portiere controlla senza problemi. Brutto passaggio e pallone regalato. Attenzione al CR7. Diego Jota, Donnarumma, che parata! Eccolo il cartellino giallo come da regolamento.
sceglie la soluzione corta. Occhio alla botta. Conclusione bloccata bene dal portiere. Jorginho. Brutto passaggio questo. Attenzione a Cristiano. Il tocco del difensore e dunque calcio d'angolo. L'appoggia al compagno vicino. Ottavio. Attenzione a Bernardo Silva. Ottimo intervento del portiere. Crossa nel mezzo. Brutto rinvio, attenzione, c'è ancora la possibilità. Conclusione potente ma imprecisa. Posizione interessante. L'arbitro fa segno di proseguire. Vantaggio per gli azzurri. Supera l'avversario. Palla in mezzo per Insigne. Spazzano senza problemi. Attenzione a Immobile. Barella! Ha sprecato l'occasione per il pari. La palla sembrava già in rete e invece è riuscito a sbagliare da posizione davvero invitante. Chiesa. Ecco Immobile. Un minuto indicato dal tabellone del quarto uomo. Primo tempo che va in archivio all'Lusail Stadium. Secondo tempo che è cominciato, altri 45 minuti per conoscere il nome della squadra campione del mondo. Ottavio era oltre, anche se non era facile da vedere a velocità normale. Brutta gestione da parte di Chiesa qui. Prova Cristiano Ronaldo. Efficace l'uscita del portiere sui piedi dell'attaccante. Ha sventato il pericolo e ha recuperato la palla. È da apprezzare per il coraggio soprattutto. Bernardo Silva. Grande intervento che sventa un'azione molto pericolosa. Ha letto bene questa situazione da cross. Si oppone al tiro. Ciro Immobile. Grande intervento in chiusura. Possono ripartire in contropiede. João Cancelo. Perdono palla. Ultima situazione di gara con gli azzurri che possono, nonostante il punteggio, ancora crederci. La squadra mi è apparsa in riserva, Pier. Diversi elementi li vedo piegati sulle gambe. Attaccare richiede un ulteriore dispendio di energia, ma è l'unica alternativa, E se vuoi creare pericoli dalle parti del portiere e strappare almeno un pareggio. Intercetta il pallone in una zona complicata. Cristiano Ronaldo. Ottavio. Occhio a Bernardo Silva. Ottavio.
Occhio a Bruno Fernandes. Respinge la conclusione. Recupera bene la difesa su questo cross. Colpisce la traversa, non è finita. Palla intercettata, attenzione. Ha avuto l'occasione per blindare la vittoria, ma l'ha sprecata. Potevano chiuderla qui. E invece dovranno soffrire fino alla fine. C'è la sostituzione per il Portogallo. Ci sarà un minuto da recuperare, come indica il quarto uomo. Occhio a Cristiano Ronaldo. Ottima visione di gioco qui. Thiago Jota. Senza problemi qui il portiere. Ci chiude qui. È il momento del trionfo, dell'estasi. Possono finalmente lasciar correre l'adrenalina, la gioia per questo incredibile traguardo. Onore ai nuovi campioni del mondo, è un titolo strameritato questo, giunto al termine di un cammino davvero entusiasmante. Allora Pier, spendiamo qualche parola per gli avversari che escono dal campo a testa alta. E cosa dobbiamo dire dei nuovi campioni del mondo? Hanno compiuto un vero e proprio capolavoro tecnico, tattico e mentale. Un trionfo di cui si parlerà per molti anni, Sono loro i nuovi campioni del mondo, anche se qualcuno sembra ancora non averlo capito. Ma appena arrivata la Coppa realizzeranno la portata dell'impresa, qualcosa che resterà per sempre, un successo da condividere con milioni di persone che hanno tifato per loro e per tutti quelli che sono qui oggi a rendere il giusto omaggio a questo gruppo straordinario. È il giusto premio per un mondiale vissuto da protagonisti totali, Pier. La consacrazione di un gruppo che era venuto qui convinto sì di poter far bene, ma che ha preso fiducia con il passare delle partite, ha saputo sbaragliare la concorrenza, mettendo in campo tutte le proprie qualità. Un capolavoro tecnico e tattico.